Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, noi siamo incredibilmente lieti di ospitare nel nostro salotto per la sua prima volta al Festival Levante. Benvenuta. Ciao, grazie mille. Bella grazie. Come il sole, ma questo lo sapevamo già. Ansiosi di sentire questa canzone. Io non vedo l'ora di cantarla questa canzone, perché le riflessioni che ho fatto ultimamente da quando sono arrivata a Sanremo girano attorno al fatto che secondo me qui per una settimana è una sorta di bolla senza spazio, senza tempo, no? Diventa tutto lunghissimo. E quindi dico, quando mi esibirò? Finalmente stasera mi esibisco. Sono molto felice di farlo con un brano per me molto importante, che so difendere sul palco di Sanremo, perché è un brano che grida alla collettività, alla bellezza e alla ricchezza delle diversità. E dunque non vedo l'ora di comunicarlo questo. Io ho letto il testo, non ho avuto la fortuna ancora di ascoltarlo. Ce ne puoi parlare? Cioè a chi ti rivolgi in questo caso? Tiki Bom Bom nasce in una maniera un po' particolare, perché probabilmente spinta da una sorta di solitudine emotiva in quel determinato momento, ho iniziato a parlare a un animale stanco. La canzone inizia con "Ciao tu, animale stanco". E forse stavo parlando a me stessa, non lo so, non te lo so dire. Però questo animale stanco mi somiglia. E balla un ritmo che non è quello sul quale ballano molti. Poi però la canzone ha preso uno sviluppo particolare, per cui dall'animale stanco mi sono spostata verso l'anima indifesa. Dall'anima indifesa sono andata al freak della classe, dal freak della classe sono finita all'anima in rivolta. E effettivamente guardandoli tutti e quattro questi personaggi mi somigliano. Però so che somigliano anche a tanti di voi, forse a tutti noi, perché credo che anche solo per un istante ognuno di noi si sia sentito solo e incompreso. E allora questo ritornello è per tutti, questo ritornello grida alla collettività, alla coralità. È un ritornello che dice siamo diversi ma siamo ricchezza l'uno per l'altro, per questo. Quando ti è stato comunicato che saresti stata messa a Sanremo, com'è andata? Cosa è successo? È stato strano perché io ero in studio, stavamo terminando alcuni arrangiamenti proprio di Tiki Bom Bom. Ho ricevuto una chiamata da un numero che non conoscevo, ho risposto. Di solito faccio un po' fatica a rispondere ai numeri che non conosco. E l'ho fatto fortunatamente perché era Amadeus che diceva "Ciao Claudia, sono Amadeus. Volevo dirti che sei tra i 24. Ho detto, oh, caspita, ciao, che piacere sentirti. E quindi hanno confermato la mia presenza al festival. E ti dico, è stato strano, perché questo è un grande sogno, quello di calcare il palco di Sanremo c'è sempre un po' stato. Poi l'ho perduto durante il mio percorso, perché ho fatto tante cose, sono cresciuta moltissimo musicalmente, emotivamente, ho sostenuto un livello molto potente dove la mia forza è stata messa molto a dura prova al Forum di Assago il 23 di novembre, quindi i palchi li conosco. Però quel palco lì è magico, quel palco lì è particolare, non c'è esperienza che tenga. Tu scendi le scale e ti si seccano le fauci, se ne va la respirazione e il battito cardiaco vola, corre all'impazzata e il corpo ti dice ok, io voglio fuggire, e l'unica cosa che ti salva è il tuo istinto di sopravvivenza, no? E dire io inizio questa canzone, la finisco come so fare. E quello è la magia di Sanremo, che ha una storia, una tradizione, ha una potenza innegabile. Sei molto centrata, però sembra che tu l'abbia già calcato tipo 10 volte e mi stia raccontando com'è andata le volte scorse. Ma perché guarda, questa è solo la prova, perché io questa emozione l'ho avuto durante la prova e ho pensato ma questa è solo la prova, quando sarà il momento che cosa accadrà? E invece mi hanno detto che quando sarà il momento, così dicono i veterani, quella paura va via, cioè l'hai già affrontata nelle prove e sei più centrata, sei concentrata sul tuo obiettivo, che è quello di fare bene l'esibizione. Poi ci possono essere mille imprevisti, però è il bello del live, e quando la canzone è potente, il messaggio è potente, si può anche andare un po' oltre l'inciampo. C'è qualcosa che utilizzi per prepararti, cioè nel prima? Sì, allora io, ma questo da sempre, mi proietto sui palchi. Cioè come vorrei vedermi io,
come sono io, quali sono i miei limiti fisici, anche vocali, e quelli che non lo sono. E quindi in base a quelli che non lo sono io vado e esprimo me stessa. E, quindi più o meno so come andrà su questo palco, perché mi sto immaginando. Dal punto di vista vocale mi riscaldo molto, provo il brano. Sono giorni che mi canto la parte iniziale, perché è tutto sospeso, quindi c'è la mia voce che la fa da padrona, e sarà bello potente, sarà molto potente. Ti vedo ansiosa, ma nel senso positivo, sono molto concentrata. Sono concentrata ed entusiasta, ecco, il mio entusiasmo, ho tanta adrenalina in corpo, non vedo l'ora di scaricarla questa sera sul palco. E poi arriveremo a giovedì, nella serata dei duetti, dove in realtà tu sei un trio. Tu hai un trio, sì. Donne potentissime, meravigliose. Sì, ci racconti com'è nata l'idea? Allora, ti devo dire questa cosa. Se c'è una grandissima difficoltà che ho trovato lungo tutta questa esperienza del festival, è proprio la scelta della cover. Per me è un disastro, perché io sono una cantautrice e quindi canto le mie canzoni. Raramente faccio cover, mi devono veramente piacere tantissimo, e se non c'è una ragione particolare non le faccio. Nel caso del festival c'è la cover, ormai si sa da tanto tempo, ogni tanto va, ogni tanto viene, e il limite della scelta era scegliere un brano che ha partecipato al festival dal primo anno all'ultimo, quindi una caterva di brani, una caterva. A un certo punto ho detto: senti, chi ha vinto l'anno in cui sono nata? Io sono del 1987, sono nata a maggio 87, quindi sono andata a vedere primi, si può dare di più, ho detto, oh, potentissimo, e ho pensato, ma questa canzone non l'hanno mai rifatta, e soprattutto non l'hanno mai rifatta tre donne, l'hanno sempre cantata tre uomini. E allora ho detto, ho chiamato le mie amiche, ho detto: Francesca, ma senti, ma questa idea ti piacerebbe? Lei: sì. Maria Antonietta ha detto: assolutamente sì. Siamo tre voci diverse, tre stili diversi, era perfetto. E il resto è andato, è piaciuto a tutti, è piaciuta l'idea. Poi al di fuori di ogni polemica, questa idea mi è venuta veramente perché ho amato immaginarmi a fianco a delle belle donne, a delle donne molto forti. Direi che l'hai spiegata, e io non ho pensato minimamente alle poi polemiche. Ti dirò, c'è uno strano link tra Tiki Bom Bom e Si può dare di più, perché entrambe raccontano una storia di comunità, una storia di impegno, e anche in questo ho trovato che ci fosse un fil rouge molto potente. Tu sei una donna potentissima che non sta mai ferma, no? Leggevo che tu, tipo, dalla settimana prossima sei già con degli appuntamenti in store, riparti alla grande, i tuoi fan non vedono l'ora e ti dicono: no, altre date, ma perché sì, allora, Magma Memoria, nel senso che ne vorrebbero ancora di più. Sì, perché Magma Memoria però in realtà è stato pubblicato il 4 ottobre, quindi io ho girato l'Italia intera. Adesso con Magma Memoria 2020, il cui contenuto è sì Magma Memoria con le 13 tracce, poi le 13 tracce dal vivo al Forum di Assago, 4 bonus tracks e Tiki Bom Bom, che è il brano in gara a Sanremo. Dunque abbiamo pensato: ok, rifacciamo ovviamente una presentazione per questo gioiello, però prendiamo delle sedi che possano raggiungere un po' tutti, quindi nord, centro e sud. Allora Milano l'11 febbraio, Roma il 12 febbraio e Palermo il 13. Purtroppo allungare il giro diventa un po' faticoso, anche perché poi io dovrò prepararmi, perché dal 13 maggio vado in tour in Europa, ritorno in Europa. E poi da luglio si partirà con i festival italiani e rock and roll. E conoscendo Levante, in tutto questo scriverà un libro? Sto lavorando al terzo libro, Non ho detto canzoni, perché quelle le diamo tutti per scontati, ma... Sì, io quando sono ferma mi sento un po' morire, non riesco a stare ferma. Per esempio, per un cantautore, per un musicista, i punti fermi durante l'anno sono per esempio quelli di Sanremo, in cui tutta l'Italia si concentra nella settimana sanremese e per un bel po' se ne parla, no? Allora quasi mai qualcuno fa partire un tour o fa uscire un disco, è abbastanza raro.
io in quei momenti mi ricordo soffrivo tanto, perché dicevo ok, allora mi butto a fare una roba, devo impegnarmi, e se sto ferma mi spengo. Ti faccio l'ultima domanda, sì. E prendo spunto da uno dei due monologhi che è stato fatto ieri sera. Parlo di quello di Diletta Leotta, okay. Del quale l'hanno lasciato tutti lì. In realtà lei ha parlato della bellezza. Capita, delle volte può essere un grande aiuto, e quindi mi rivolgo a te, che devo dire, uno guarda e la bellezza c'è. Limite? Cioè, allora, la vedi così? No, io trovo che si debba imparare ad andare oltre il pregiudizio. Pregiudizio, quello istintivo, è naturale. Il pregiudizio in psicologia è naturale, è il nostro metro di misura per l'altro, no? Io ti guardo e quando si dice a pelle, no, è il pregiudizio naturale. Poi però c'è una, siccome siamo uomini, siamo dotati di intelletto, c'è la parte cerebrale che interviene e dice no, fermati, il giudizio prima di conoscere una persona non si può dare. E ovviamente c'è il pregiudizio per quello brutto, lo sfigato della scuola, e poi c'è il pregiudizio su quella bella, sempre amata da tutti. È sempre un dramma l'aspetto, e questo è il punto. Il punto è che bisogna andare oltre l'aspetto di una persona, che sia bella o brutta. Io nella mia vita ho dovuto continuamente e continuerò a farlo, giustificare il mio aspetto fisico e dire sì, sono vanitosa, mi piace vestire in un certo modo, mi trucco, amo curare la mia bellezza, ma sono un'autrice, mi occupo di tutto, di tutte le mie cose da sola, nel senso che tutte le mie creazioni partono da me, non c'è nessuno che mi indirizza, sono una scrittrice, una cantautrice, salgo sul palco e canto, suono il piano, suono la chitarra, non sono questo involucro, sono tutto quello che c'è dentro. Poi che l'aspetto aiuti, non c'è dubbio, ma può aiutare anche dall'altra parte, cioè il fatto che magari una persona meno appariscente possa essere presa più sul serio di me. Assolutamente sì, tranquilla, perché noi di Radio Bruno non abbiamo pregiudizi su di te e ti vogliamo un sacco di bene. Grazie. Io Claudia ti ringrazio, ringrazio Levante per essere stata con noi, e in bocca al lupo per stasera. Viva il lupo, grazie. Claudia, ti chiedo un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno a quella camera. Un saluto agli ascoltatori di Radio Bruno da Levante. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Italpizza, Biperbanca, Marlù, Diversamente Tu,